Oggi prepariamo insieme un pan di Spagna perché ho deciso di svecchiare il mio blog. Ce n'ho una sul sito di 3 anni fa. Non è cambiato molto in termini di ricetta, però sono cagnata io perché non mi piglio più scuorno. Mi sono lanciata, quindi sono più divertente, sono più disinvolta e mi volete pure più bene, quindi per questo ho preso coraggio. Gli ingredienti sono 5 uova intere, 180 g di zucchero semolato fine, 130 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, un pizzico abbondante di sale e un po' di buccia grattugiata di limone o in alternativa vaniglia. Il pan di Spagna non si fa con il lievito, però se vogliamo essere più sicuri ci aggiungiamo 5 g di lievito vanigliato. La prima cosa da fare è preriscaldare il forno, 170 gradi, e poi vediamo come cuocerlo. Le uova, ormai lo sapete, nelle torte montate soffici vanno a temperatura ambiente. Useremo il metodo di montare insieme le uova con lo zucchero semolato. Non li dividiamo perché esiste anche l'altro metodo di separare tuorli ed albumi. Versiamo le uova. Battiamole un po', aggiungiamo lo zucchero, ho letto di tutto e di più, l'unica cosa su cui riusciamo a concordare è che la mondata delle uova si fa a bassa velocità, col frullino a media velocità, se invece montiamo con la planetaria lo facciamo a bassa velocità. Per un tempo intorno ai 20 minuti, quindi un po' di pazienza. In pasticceria esistono 3 diverse preparazioni del pan di Spagna, nel senso che c'è una montata pesante, una montata media e una montata leggera, che è abitualmente quella che abbiamo usato per esempio per il rotolo farcito, per le tette delle monache, perché se ci fate caso ci sono tanti dolci che prevedono il pan di Spagna e sono tutti più o meno simili. Questa montata pesante è composta da pari peso di ingredienti, cioè per esempio un uovo che pesa all'incirca 50 grammi, 50 grammi di zucchero e 50 grammi di farina. Mentre la montata media, che è questa che noi utilizziamo oggi, è un uovo 50 grammi, 30 grammi di zucchero e 30 grammi di farina. Poi esiste quella leggera che è un uovo, 25 g di zucchero e 25 g di farina. La farina in tutte queste 3 montate può essere sostituita nella misura del 50% dagli amidi, quindi fecola o amido di mais. Mi sento sempre con l'ansia quando vi dico queste cose, perché penso sempre, dici, questa vuole fare la maestrina. No, io voglio solo condividere quello che ho, diciamo, studiato. Perché io sono semplicemente una di voi che condivide le proprie esperienze, quelle del passato e quelle che stiamo facendo insieme, e vi voglio bene. Venti minuti sono passati, ho messo il timer. Possiamo aggiungere farina e fecola facendola scendere da un setaccino. Setacciamo farina e fecola insieme un paio di volte. Se mettiamo il lievito, lo facciamo in questo momento.
mescoliamo, come sappiamo, dal basso verso l'alto. Aggiungiamo il sale, lo possiamo mettere pure insieme allo zucchero. E poi un po' di buccia grattugiata o vaniglia o altri aromi che preferite. Versiamo nella tortiera imburrata ed infarinata. Io ho usato una tortiera da 25 cm di diametro. Inforniamo in forno già caldo. Come vedete, io inforno sempre in basso all'ultima tacca. Perché? Perché il mio forno è aggressivo. Allora, se non lo faccio, dopo 10 minuti devo aprire lo sportello e coprire con carta d'alluminio e il rischio che in generale tutti i dolci si possano afflosciare. Quindi voi che conoscete il vostro forno, regolatevi, cioè il forno meno lo apriamo e meglio è. Quindi vi direi alla seconda tacca partendo dal basso, in linea generale, poi regolatevi voi. Sono passati 35 minuti e una scoperta recentissima, grazie a Francesca Morandin, è stata che il pan di Spagna è cotto quando raggiunge 92 gradi al cuore. Ora, se abbiamo il termometro, lo misuriamo, altrimenti ci regoliamo con la classica prova a stecchino, tenendo conto che con queste dimensioni cuoce intorno 35-40 minuti massimo. La sforniamo e la lasciamo raffreddare nello stampo per 5 minuti. Spero di avervi fatto una cosa gradita, così quando sono i compleanni preparate queste belle torte e mi mettete le foto. A presto, alla prossima!